premio Chiara perché dico passione, perché abbiamo fatto degli eventi che vanno dalla lettura alla scrittura, l'architettura, faremo anche arte e quello che riguarda l'architettura, soprattutto perché è un allargamento. Essere in questa sala vedo che è molto bella, magari c'è anche gente che non l'ha mai vista, non la conosce, per cui il Chiara è anche questo, portare in luoghi, diciamo, belli, consolidati del nostro territorio, per cui non solo Varese, ma abbiamo Luino, abbiamo Azzate, abbiamo anche Lugano, la Svizzera, per cui conoscere. E questo calendario che voi avete, il calendario del Festival del Racconto, potete ugualmente seguirlo. Cosa facciamo oggi? Ok. Allora, grazie innanzitutto a Dario Bressanini. Bressanini, Fa bene o fa male? Manuale di autodifesa alimentare della Mondadori. E chi è Bressanini? È ricercatore universitario e docente di chimica all'Università dell'Insubria a Como, curatore della rivista Le Scienze e poi ha realizzato anche la rubrica mensile Pentole e Provette, ok? E anche autore di un blog, Scienze in Cucina, e ha numerose pubblicazioni. Posso dirle così veloci, certe anche mi ispirerebbero e andrò a comprarle, perché sono curiosa. Pane e bugie, anche questo, Contro Natura, La Scienza della Pasticceria, bella anche questa, La Scienza della Carne, un po' meno, La Scienza delle Verdure, De Gustibus, per me De Gustibus, è vero, La Scienza delle Pulizie, questa dovrei averla, andrò a prenderla, perché ecco, le sono le ultime cose che dici, ah, faccio questo, dopo, poi ti trovi all'ultimo momento. È uno dei divulgatori scientifici più amati e stimati, e qui li vediamo, e per cui ci parlerà di questo libro. Il libro avete visto che è disponibile e lui farà anche un firmacopie. A chi l'ho affiancato? Ecco, l'ho affiancato a Riccardo Blumer, prima di tutto perché è un amico ed è un amico da sempre del Premio Chiara. Per cui c'è un feeling, c'è un'unione. Quando chiedo queste cose, poi vedo subito se uno ha interesse, ha voglia e come risponde, per cui la situazione si consolida sempre di più. Riccardo Blumer, laureato in architettura al Politecnico di Milano, nell'89 inizia la propria attività professionale occupandosi di architettura e di design. Ha vinto il Compasso d'Oro nel 1998, nel 2010 le sue sedie, la Leggera, sono state inserite nella collezione permanente del MoMA di New York. È professore presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio dell'Università della Svizzera Italiana. Come mai mettiamo un architetto vicino a un personaggio? Perché poi le cose si uniscono. Lui so che è uno sportivo, so che poi magari sbaglio, però è anche una persona che sa quello che deve mangiare e come mangiare. E questa sera vedremo questo colloquio, questo incontro. Ok, a voi la parola. Grazie. Grazie Bambi, grazie, brava. Brava Bambi. Spiegavo a lui che se non ci fosse la Bambi qua a Varese bisognerebbe veramente inventarti. Sei una grande presenza, molto importante per la nostra città. Io in realtà non sono così attento al cibo, purtroppo, però leggendo questo libro mi sono venuti un po' di pensieri. Ad esempio, io non bevevo più l'acqua del rubinetto da quando ho avuto i calcoli. Perché, invece perché, leggendo il libro perché c'è questa leggenda che bevendo l'acqua del rubinetto ti vengono calcare ti vengono i calcoli, che era una cosa che effettivamente dicevano i medici ma tipo 30 anni fa, però la scienza evolve, poi hanno scoperto che non è vero, che non c'entra nulla, anche l'acqua più calcarea non fa venire i calcoli, il calcare è carbonato di calcio, calcoli sono di ossalato di calcio, quindi dipende molto di più da quello che uno mangia piuttosto che da quello che uno beve, però queste cose, queste notizie
ce ne sono tante altre. Non so, quando ero bambino io, il mio medico diceva deve andare al mare perché è carenza di iodio. Respira lo iodio non si respira. C'è un bel capitolo sul no, tema. Però queste cose qua, una volta che vengono raccontate, dette, e poi tirarle indietro diventano cioè, e qui diventa il tuo libro. Io trovo, come dicevo prima, lui mi piacerebbe partire un po' largo, e spero che non vogliate subito sapere se il caffè... No, anche perché non glielo dico. Ecco, bravo, o piuttosto, perché se no uno si compra il libro se lo legge, o se il cioccolato, eccetera. Magari che fa dimagrire. Ecco, che fa però solo quello fondente. Certo. Che è più calorico. Dopo leggete il libro e prima di mangiare il cioccolato in quantità. E, mi sembra che questo libro, intanto tu lo chiami manuale, lo chiami tu manuale, perché mi sembra manuale di autodifesa alimentare, già il titolo potrebbe essere una grande... E, perché manuale e non libro? Io intuisco, però vorrei che lo dicessi tu. È un libro, nel senso che è come oggetto. No, c'è la carta, c'è la copertina, manuale perché voglio... offrire degli strumenti, tanto è vero che è reso anche esplicito alla fine di ogni capitolo, sì. C'è anche una sorta di, insomma, piccolo elenco, una paginetta con un elenco delle cose che abbiamo imparato. Allora, fammi fare una piccola digressione, perché probabilmente qui tanti non sanno chi io sia, che cosa faccia. No, questo io però volevo fammelo dire a me. Dai, allora, tu sei un chimico. Io sono un chimico. Allora uno dice, cosa ci azzecca un chimico col tema della cucina? Ora noi un po' lo sappiamo, però l'altra sera ero nata e si parlava ad esempio di che cosa c'è, che la differenza tra un geologo e un paesaggista. Allora è meglio per capire il territorio un geologo o un paesaggista? Sai che il paesaggista, per chi non lo sa, è l'architetto che si occupa non dei giardini ma del paesaggio in senso lato. Che poi è una parola molto larga, perché anche le città entrano nel paesaggio, eccetera. Il geologo e il paesaggista. Tu sei un chimico che si occupa, in realtà, che scrive attorno al tema del cibo, del mangiare e anche del cucinare. Sì, sì. Diciamo anche, tipo, però poi vedo il tuo blog, parli Ho iniziato così, certo. Sì. Allora, cominciamo a parlare di questo. Raccontaci due parole su di te. E come a un certo punto da chimico, dalla provetta, scivoli in senso... Allora, posso... Era questo che... Sì, sì, no, volevo spiegare, poi arrivavamo alla questione del manuale. Comunque, posso capire che, specialmente in Italia, associare la chimica o la scienza in generale all'alimentazione, al cibo, se non sei un medico o se non sei uno chef, no, che se... possa gridare scandalo. In realtà non è così, cioè c'è sempre stato un fortissimo rapporto tra gli scienziati in generale e i chimici in particolare, fino dal 700, fino a quando esiste la chimica, insomma, come scienza moderna, quindi dal 700 in avanti. È solo che spesso queste cose non sono mai state raccontate bene, un po' poi sono state proprio dimenticate. Se uno va a leggere i libri di cucina francese, per esempio, dell'Ottocento, c'erano tantissimi riferimenti a quello che allora la chimica e la nascente, insomma, biologia avevano scoperto, avevano capito. Qui in Italia poi a un certo punto, diciamo a partire dagli anni 50 in avanti, i cuochi, tutto il mondo della gastronomia professionale, si sono sentiti un po' più artisti e meno tecnici, no? Anzi, l'hanno vista un po' come, insomma, un qualche cosa da cui distaccarsi. In più, poi, in generale, la chimica come disciplina ha subito tutta una serie di colpi di immagine per tutta una serie anche di incidenti che sono accaduti. Io abito vicino, negli anni 70, Licmesa, no? A Seveso, insomma. E quindi ci si è dimenticati che quello che noi mangiamo sono molecole, cioè sono assolutamente molecole, e questo, insomma, c'è una sorta di gerarchia, probabilmente ce l'avete anche voi, no? Dicevi tu, il paesaggista, il geologo, c'è una gerarchia nelle scienze, per cui ogni scienza, ogni disciplina costruisce su quella precedente, più in basso, no? Nella scala dell'indagine naturale. Quindi un fisico non può,
quando lui studia e cerca di scoprire le cose, non può andare contro la matematica, perché altrimenti costruisce una teoria che non sta in piedi. Ci sono delle leggi fisiche che sono state scoperte, le leggi di conservazione dell'energia, eccetera, eccetera. Un chimico sta un pochettino più sopra la fisica, e un chimico non può andare contro le leggi fondamentali della fisica. Può costruire sopra, ma deve sempre rispettarle. La biologia ha lo stesso rapporto con la chimica. La biologia è tutta un'altra scienza, ma non può andare contro la, così con la medicina, non può negare le scoperte della biologia, come funzionano le cellule e così via. Questo vuol dire che ogni disciplina ha il suo campo, d'applicazione. Però è il motivo per cui per me, che sono un chimico, è facile dire quando qualcuno, diciamo, più in su della gerarchia delle scienze, dice una cazzata, può dire cazzata, no? Perché se vai contro delle leggi più fondamentali, no? Se dici che, facendo l'esempio del libro delle pulizie, no? Se mi dici delle cose che, diciamo, il bicarbonato è un anticalcare, dico no, chimicamente non lo può essere, perché serve una qualcosa che è acido, il bicarbonato è alcalino, quindi no, insomma, bicarbonato sbianca, no, perché non può avere queste. Quindi è la stessa cosa, vale quando sento a volte nutrizionisti, medici, così, dire delle cose che sono delle sciocchezze, perché violano proprio delle leggi più fondamentali. Quindi in questo senso il libro è diventato un manuale, perché ci sono i vari capitoli dedicati a, che ho volutamente scelto essere dedicati a alimenti o bevande che noi, insomma, non possiamo fare a meno quasi di mangiare, quindi il sale, lo zucchero, poi invece il cioccolato, che però potremmo farne a meno, ma è così buono che lo mangiano quasi tutti. Non so, ci sono i salumi, e l'acqua minerale, l'acqua del rubinetto e così via. Quindi volutamente semplici, per andare a sviscerare un po' le bufale, le cose che si dicono, il sale iodato, il sale dell'Himalaya, quello rosa, eccetera, eccetera. Però li uso come esempi per spiegare qual è il giusto approccio che noi dovremmo, dovremmo tenere quando sentiamo delle notizie sul caffè, sulle Infatti, quindi in questo senso è un manuale, perché poi quella stessa sequenza di ragionamenti e domande che uno si pone, che sono in fondo al capitolo, se le può porre per altre cose. Quindi è, insomma, un po' un manuale, una cassetta degli attrezzi. La seconda parola che tu metti nel tuo sottotitolo, dopo fa bene o fa male, è autodifesa. Allora, autodifesa da che cosa? Autodifesa dalle notizie che... Cioè, quando è che, questo l'ho letto anche, quando è che il cibo diventa un nemico? No? Questo è il risvolto di copertina. Sì. Non l'hai scritto tu, per no, cui. Le risvolte di copertina di solito gli scrivono gli editori. E questo potrebbe essere uno degli argomenti anche. Vabbè, cioè, uno poi scrivendo i libri, io prima di iniziare a scrivere i libri non sapevo come funzionasse tutta la macchina editoriale, quindi poi ho scoperto che l'autore scrive il testo, però per esempio non ha tutte le voci in capitolo sul titolo, per esempio, o sui titoli dei capitoli, insomma, alcuni titoli poi quindi deve un po' scendere a compromessi. Il testo è una cosa, però quarta di copertina, il disegno e così via. Dicevo, autodifesa dalle notizie che continuamente noi riceviamo, non solo per il cibo, ma per qualsiasi cosa, anche dalla politica estera, l'energia, l'inquinamento, la politica locale, così. Noi siamo bombardati tutti i giorni da un sacco di informazioni, e limitandoci alle cose che mangiamo, che comunque sono importanti, spessissimo sono informazioni contrastanti. Cioè, proprio un giorno sentiamo l'ultimo studio dell'università svedese dice che bere acqua e limone la mattina ti cura qualcosa, e due giorni dopo ti dicono no, anzi, bere acqua e limone ti corrode i denti, no? Com'è possibile? Cioè, cos'è vero? Puzza l'alito. Ecco. E quindi è difficile per chiunque, se non è sicuro che la fonte di informazione abbia fatto già lui dei controlli, lui, lei, insomma, il giornalista, abbia fatto già dei controlli, cosa che purtroppo non avviene più, perché non ci sono più giornalisti scientifici nelle redazioni dei giornali, per cui spesso prendono cose al comunicato stampa dell'università, anche che ha tutto l'interesse a pompare la notizia, anche se non c'era niente. Ne abbiamo viste un sacco durante la pandemia di queste robe qua. E quindi noi siamo bombardati, e quindi e
e non c'è nessuno a cui possiamo chiedersi ma è vera questa cosa, ma il titolo fa bene o fa male, è la domanda che in assoluto mi fanno più spesso sui social, su Instagram, YouTube, così, dove sì. sono, e mi dicono ho letto questa cosa, ma è vero, no? È vero che il caffè, più di 3 caffè al giorno no. fa bene o fa male. E quindi dobbiamo difenderci da però questa cosa. Però devo dire che tu nel libro dai delle risposte, lo chiamo libro. È un libro. È un libro. Emanuele sono un sottoinsieme. Dai delle risposte. Io mi ho diviso, come dire, l'argomentazione. Cioè, tu metti, c'è un capitolo scienza. Cioè, su tutti i tuoi capitoli c'è questa, come dire, c'è un tema di scienza e ricerca scientifica. Che è tutto un argomento, poi magari adesso ci racconti qualcosa, poi pubblicazione. Poi c'è la divulgazione, certo. che è quella che va tra la scienza e, come dire, i paper e tutto quel mondo lì, che è un giro di scienziati. E il pubblico. È il pubblico. Certo. E poi c'è il pubblico che io la chiamo acquisizione, che è anche un tipo, come dire, che vorrebbe veramente sapere se il cioccolato fa. Certo. E la cosa non è così semplice. No. Allora, cominciamo a parlare della scienza. Cos'è il tema? Perché tu tocchi il tema di quando una ricerca è scientifica e quando la si chiama così, ma forse non lo è. Sì, lì è un tema, allora, è un tema complicato, per cui ho cercato un po' di camuffarlo parlando, parlando di cioccolato, quindi un tema, quindi per chi non c'ha il libro, però magari è interessato a prenderlo, per cui poi io glielo firmo. Ce n'è lì una bella pigna. Noi appunto, prima accennavo no, a queste notizie che hanno... Notizie che non hanno una fonte esplicita, quelle le possiamo eliminare senza nessun problema, no? Quindi notizie senza fonti. La prima cosa... Sul giornale non c'è scritto da dove arriva, il mio atteggiamento è... Questa è la prima cosa, verificare se c'è una fonte. Esatto. La cosa fondamentale. Lui lo dice chiaramente, mentre noi tante volte... Lo so, però... Bypassiamo. Diciamo, dal punto... Per uno scienziato... Tutto è falso in attesa di essere dimostrato vero. Quindi se domani un mio collega all'università a Como mi dice cioè io ho scoperto la macchina per il moto perpetuo, dico, fammi vedere, dammi le prove. No, fidati. No, non mi fido. No. Quindi la scienza è scetticismo organizzato. Quindi, però è vero, non è mia. Dovremmo prendere questa cosa e trasportarla nel mondo per tutte le cose. Perché noi vediamo veramente... bombardati tutti i giorni da un sacco di robe che non hanno, cioè, sono proprio veramente inventate, sono le cosiddette fake news che sono letteralmente inventate. Quindi già se quelle cose, soprattutto se fanno appello alle emozioni, no? Sia che non so, ti promettono di curarti il cancro con un qualche cosa che è nascosta, che non ce lo vogliono far sapere perché costa poco, il bicarbonato, il succo di limone, contro gli interessi, Big Pharma e così via, no? Quindi o dal lato opposto se fanno appello invece alla paura, oddio c'è dentro l'ingrediente, non te lo vogliono dire ma ti stanno avvelenando, no? con la plastica, delle cose, sempre senza fonti. Ecco, tutte queste cose qua è spazzatura e la possiamo eliminare. Poi è chiaro che è più difficile perché ti colpisce, no? Emotivamente, poi soprattutto se sei ammalato, se hai avuto qualche cosa, lo sappiamo. Però diciamo una buona roba sarebbe eliminare quello. Veniamo invece agli studi scientifici. Ecco. Esatto, perché poi invece, come dicevo prima, ci può essere, no? Studio dell'università svedese dice che... E lì già università svedese uno dice che ha inventato il Nobel, non è mai, saranno bravi. Di Terbo, no? No. Esatto. Allora, in quel caso lì purtroppo bisogna necessariamente capire un po' come funziona la ricerca scientifica, tutto il mondo della ricerca, perché altrimenti dire uno studio ha trovato questa cosa non ci dice niente. Noi abbiamo, non solo noi, ma i giornalisti, il mondo dell'informazione di solito, presenta questi studi come se fossero, diciamo, la verità rivelata, l'ultimo studio che è stato fatto di sicuro annulla tutto quello che è stato fatto precedentemente. E che non è così, nel senso che la scienza, come dicevo prima, è un qualche cosa che procede molto lentamente, procede molto a tentoni, specialmente in campi come la nutrizione, la medicina, dove non si possono fare esperimenti controllati sulle persone. Cioè, io in laboratorio chimico mescolo due sostanze, sono pure al 100%, controllo la temperatura, non c'è nessun problema, posso replicare quanto voglio l'esperimento, ma se io voglio scoprire davvero se l'acqua e limone caldo la mattina
diciamo, può avere un qualche effetto sulle persone. Io non posso prendere voi, no, un centinaio di voi, rinchiuderli, perché devo essere sicuro che facciate quello che dico io, rinchiudervi per 2 anni, no? A quelli buone duri. Poi anche altre cose contrarie, non si possono fare. Quindi questi esperimenti, questi studi hanno tutta una serie di limitazioni. Poi se per non parlare degli studi fatti, diciamo, sui topi, per esempio, o in vitro, che vengono spesso strombazzati. Ecco, lì lo dice. Cioè, valgono veramente poco. Che il topo non vale come l'uomo. No. Diciamo, è un passo necessario, però nessuno studio fatto solamente in vitro sui topi può essere mai trasferito all'uomo. Mai. Direttamente. Mai. E però spessissimo vengono strombazzati, perché la stragrande maggioranza degli studi sono di questo tipo, perché costano di meno. I topi, insomma, durano poco, quindi magari tre mesi mi faccio lo studio, invece sugli esseri umani. Quindi sono tanti casi di studi fatti sui topi che magari mettevano in evidenza un possibile magari pericolo per l'uomo, e invece poi si è scoperto che per l'uomo era un'altra cosa, non c'entrava niente. O viceversa, no? Studi sugli animali per cui certe sostanze non facevano niente, ricordiamoci il talidomide, per esempio, un caso, qualcuno se lo ricorda, no? Preparati, eh? Sì, no, ma è una storia... Dopo facendo domande. Per cui bisogna capire che cosa sono quegli studi. Gli studi non sono tutti uguali. Quindi lì sono dovuto andare un po' nel dettaglio per far vedere che non sono tutti uguali gli studi. Il fatto che ne arrivi uno che smentisce centinaia di altri che sono stati fatti in precedenza non vuol dire che devono essere per forza sbagliati quegli altri. Magari è sbagliato quello. Una cosa in itinere. Esatto, che... c'è una certa gerarchia, e una cosa che dico chiaramente è mai nessuno studio, anche se è vero, anche se è fatto correttamente, diciamo, è da mai prendere per orcolato. Bisogna sempre fare tutta una serie di studi, e ci sono tutta una serie di, diciamo, di gerarchie che lì cerco di spiegare proprio con questi due esempi paradossali. Uno, ho preso un articolo veramente pubblicato che pretendeva di dimostrare che mangiare il cioccolato faceva dimagrire, che è il sogno, a meno di tutti coloro, insomma, che adorano il cioccolato. Di quasi tutti. No? Non è che prima ti dicono, no, per dimagrire devi ridurre le calorie, no? Mangi 100 grammi di pasta alla carbonara, ma magari mangiane 50, poi magari mangiatela non condita e così via, no, si fa fatica, no? E invece se uno viene lì ti dice, tu ma la carbonara la fai anche 120 grammi, no? Poi alla fine ti mangi mezza tavoletta di cioccolato, grassi saturi a manetta, dimagrirai, no? C'è lo studio pubblicato sulla rivista, eccetera. Poi in realtà, appunto, quello lo prendo come esempio, poi lo smonto, faccio vedere che non è così. E se quello studio era poi, come spiego, stato fatto anche apposta per far scatenare una discussione, perché volevano far vedere come uno può pubblicare probabilmente delle schifezze, e queste... Se danno un messaggio... Quello lì è un fake costruito. È un fake costruito, no? Ma non è un fake, sono dati veri, ma interpretati con la statistica, come si dice, la valata vai bene. Cioè, quindi ha fatto uno studio. Costruito tutto, apposta. No? Sì, costruito apposta, però quando su pochissimi soggetti, tipo studio su 15 persone, per cui quando fai uno studio devi comunque prendere le persone e dividere almeno a metà. Questo è un grande tema, la statistica. Per cui di quelle 15 persone, se gli vuoi dare il cioccolato, a metà gliene dai, quindi a 7 persone gli dai il cioccolato e mangiano normalmente, e gli altre 8 non prendono il cioccolato e mangiano normalmente. Quindi di fatto stai facendo uno studio su 7 persone. 7 persone, statisticamente, non è una vale statistica niente, un no? po'. Cioè io posso lanciare una moneta 7 volte, per 7 volte mi viene testa, o adesso cos'è, l'uomo vitruviano, ma non vuol dire che è truccata, è puro caso, no? Quindi questi studi devono essere fatti su 700 persone. Sì, no. E se questa cosa qua del cioccolato, loro l'hanno fatta apposta e poi è stata sgamata subito, ma studi analoghi di questo tipo fatti su pochissime persone, li vediamo anche sui farmaci, sugli integratori, su cose su cui, diciamo, non ci viene subito da pensare che ma potrebbe essere falso, no? E quindi lì le nostre difese si abbassano. E quindi bisogna spiegare un po' che non bisogna fidarsi. Questo tema della statistica che tu tocchi è un tema che non riguarda solo questo argomento. Ma non è facile, perché siamo bombardati da queste cose. No, lo so, però... E allora a un certo momento ti viene anche, cioè così, tranquillamente, ci credi, capito? Ci credi. Ecco. Infatti, Bambi, quello lì è il terzo livello. Però, volevo aggiungere una cosa.
Oggi, proprio prima di venire qui, una persona mi ha mandato, ogni tanto qualcuno sgama il mio indirizzo all'università e quindi mi manda i messaggi direttamente lì. E quindi è un messaggio tipico, perché ogni tanto mi arrivano la stessa cosa che sui social. C'era il tizio, dice, ah, professor Bressanini, ho visto questo video, questo articolo, e mi mette il link a un qualcosa di totalmente sconosciuto, un sito... Secondo lei, no? Ma è vera questa cosa? Io non ho neanche guardato io ho visto che non era un'agenzia di stampa decente, non era una rivista scientifica, era qualche sito inventato, e io gli ho risposto, ma perché dovrei perdere tempo per andare a leggere qualcosa scritto da uno sconosciuto, sia per me che per lei, di cui non abbiamo modo di verificare cosa dice? Cioè, se fossero notizie importanti, vere, così, le verremmo a sapere da... fonti di informazione un po' dai canali giusti, no? Che tu citi anche quali sono. Sì, esatto, un po' ci sono, quindi non è che siamo perfettamente in balia. Quindi io insisto, per me, io ormai questa cosa qua l'ho fatta mia, è tutto falso in attesa di essere dimostrato. Per cui, anche se perché è l'unico modo di difenderci, perché il punto è che è facilissimo inventarsi delle fesserie, e adesso poi con i social si diffondono, certo, molto più velocemente, certo. E per una fesseria che uno si inventa 5 minuti, ti dice acqua e limone la mattina, poi lo dico, acqua e limone la mattina non fa niente, cioè è inutile, ti corrode solamente la dentina. Però se uno ci mette 5 minuti, poi perché vuole venderti qualche cosa, vuole fare il guru, per smontare una cosa di questo genere, anche solo per andare a cercare le informazioni, uno ci perde delle ore o dei giorni, non possiamo farlo. C'è una bella storia sull'acqua nel tuo libro, non la raccontiamo, e dei venditori. Ah, okay, sì, no, quella è bellissima. Sì, sì, no, ma quella possiamo anche raccontare. Chi non c'è caduto? Possiamo anche raccontare. Caduto, non l'ho comprato, ma sono caduto. Possiamo anche raccontare. No. Una cosa dell'acqua. In un bar a Varese, che era appena aperto, vedo tante bottiglie d'acqua e dice qui c'è l'acqua del sindaco. Così. E dicevo, ma cosa costa? Costa di più. Diceva, l'acqua del sindaco. Non avevo capito che era l'acqua del rubinetto. Sì, pensavo, siccome era da poco arrivato un nuovo sindaco, ho detto, guarda che bello, ho fatto la sua si chiama acqua. Così, l'acqua del rubinetto, che poi non è del sindaco. Torniamo alla statistica. La sì. Statistica è un grande tema. Io ho imparato dal tuo libro che la statistica è una scienza. Non è un'invenzione semplicemente di... che ne prendo 10, la questione del pollo, che se lo mangiamo in due vuol dire che abbiamo... Se in due mangiamo un pollo vuol dire che abbiamo mangiato metà a testa. Oppure io 0 e tu 1. E invece appunto magari 0 e tu 1. Quindi la prima cosa è che la statistica è una scienza, tu lo dici chiaramente, e quando noi si dice facciamo una statistica bisogna capire chi la fa questa statistica, mi sembra di capire. No? Questo sì, è... non solo, bisogna capire... Allora, come dicevo prima... questi esperimenti, questi studi fatti sulla nutrizione, ma anche sui topi, sugli esseri umani, anche sui farmaci, il problema poi sui farmaci è una cosa ancora più complicata, sono sempre esperimenti statistici, perché noi siamo tutti diversi e tutti noi abbiamo esperienza di qualche farmaco che ha un effetto molto diverso su una persona, magari sull'amico, sul familiare. Perché? Perché siamo un po' diversi e quindi... noi non possiamo far altro che prendere tanti soggetti, il più possibile diversi, e questo tra l'altro per i farmaci per tanto tempo è stato un problema, perché spesso tipicamente gli studi sui farmaci non venivano fatti sulle donne, ma quindi c'era una sproporzione di studi sull'efficacia dei farmaci e sulle dosaggi così, solo sugli uomini, perché sono sempre volontari, cioè c'era un motivo, però questo... fa sì che quella statistica non sia realmente rappresentativa. E la stessa cosa è per le statistiche. Lo studio ha preso, la prima cosa è un buon numero di soggetti. E chiaramente più c'è un numero di soggetti alto, più costa, perché poi i volontari... Certo. Ecco. Quindi se c'è uno studio con meno di 30, 40, 50 soggetti, vale veramente poco. Però poi come sono stati presi questi soggetti? Questo è uno dei motivi per cui magari studi... uguale la stessa cosa sui farmaci, ma sugli alimenti, uno fatto da un gruppo di ricerca dà dei risultati completamente diversi da un altro. Perché è come i sondaggi elettorali, cioè io prendo 50 persone, ma se vado a prendere 50 persone che vanno tutte in palestra, per esempio, probabilmente, non so, quasi nessuno magari fuma, hanno delle abitudini che sono diverse dal prendere 50 persone in un altro contesto. Quindi
anche lì la statistica serve per capire quanto è rappresentativo il tuo risultato rispetto poi alla popolazione che vuole comprare un... Lì c'è bambini, età, esatto, storie esatto. personali poi diverse. Certe cose poi per correttamente non si possono fare degli studi, quindi per esempio, ma l'abbiamo visto anche durante la pandemia, no? Non si fanno studi su donne in gravidanza, studi espliciti ovviamente. Perché si ha paura che... Ma sì, perché uno, sto parlando soprattutto di farmaci, no? Però insomma, o anziani particolarmente fragili e così via, era il motivo per cui durante la pandemia dicevano non hanno fatto gli studi sui vaccini, sulle donne in gravidanza, ma per forza, non si fanno, no? Poi ovviamente con tutti i vaccini che hanno fatto qualche donna era incinta e non lo sapeva, ha fatto il vaccino lo stesso, quindi i dati sono arrivati lo stesso, ma non si possono fare volontariamente certi tipi di studi. Però poi quando le persone vogliono, o la stessa cosa per i bambini, no? Però le persone poi giustamente vogliono una risposta anche per queste facilità. E quindi anche c'è un ulteriore passo della statistica che cerca di estrapolare con quei dati a disposizione, dice io fin lì qualcosa ho capito, e poi là in fondo forse va in presuppongo. Presuppongo, però magari non è così, certo. Quindi è tutto un prova e riprova, sbaglio, questo torno indietro. Questo è molto interessante. Che è una cosa frustrante, è così, purtroppo è frustrante. Frustrante perché magari dopo 10 anni che ci hanno detto una cosa, come il caso... Ah, in quel senso scopriamo che abbiamo fatto tutto sbagliato, certo. Però... Sai che c'è la storia, parlavi delle donne, degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, che sono quasi tutti fatti da uomini, per cui facilmente trasporsi, se tu fai una domanda da donna poi cominciano a trattarti come un maschio. Ah, sì. Sì, per dire che il mondo è paese, insomma, il problema si ripete. No, come sul facile, Bambi, guido io, non guidi tu. Perché vuoi andare sul facile? Ah, più facile. No, ma Bambi, fammi, dai che ci arriviamo. È il capitolo più denso, è appunto, complicato. Ci arriviamo, dai. Io vorrei, adesso la scienza, abbiamo detto, la scienza usa questo sistema della statistica, sì, perché altri grandi strumenti non ne ha fondamentalmente. Non in questo tipo di studi, perché non si possono fare volontariamente certi studi. Dopodiché c'è un mondo di scienziati che tra di loro parlano, fanno i paper, straparlano a volte. Straparlano. E ci sono dei luoghi che sono, come dire, meglio, come si dice, meglio, più seri di altri, dove tu puoi pubblicare queste cose, certo. E la serietà del posto dove lo pubblico garantisce o meno, però... Tu dici, oggi c'è anche chi pubblica a pagamento. Esatto. Allora, cioè, anche lì stiamo un po' svaccando, detto sì, in termini... E questi sono meccanismi che appunto i giornali, che dovrebbero essere coloro che fanno da giornali, televisione, media, così, che fanno da mediatore tra la scienza, gli scienziati e il pubblico, non lo fanno più, non lo sanno più fare. Ripeto, una volta lo sapevano fare, non lo sanno più fare, infatti l'abbiamo visto... durante la pandemia, in cui c'era, quando c'era l'esperto di turno, erano tutti virologi, anche se in realtà c'erano epidemiologi, sì, immunologi, cioè, e quindi, è come dire, vabbè, un vigile urbano in mezzo a quella rotatoria e il meccanico si occupano tutti di macchine, no? Però io non vado a chiedere al meccanico di gestirmi il traffico e non vado a chiedere al vigile urbano di aggiustare lo spinterosa, esatto. No? Invece lì il giornalista non sapeva fare le domande giuste. E a volte facevano domande di virologia a un immunologo, di epidemiologia, dove spesso lavorano magari fisici e matematici, si stupivano, dicevano, ma come, ma lei è un fisico, no? C'era, come, perché? Perché l'epidemiologia è un qualche cosa. E facevano i reggi microfono, e lì abbiamo avuto poi... quello che parla. E lì purtroppo si è visto questo tipico fenomeno, che non è solo italiano, di questi personaggi, che scienziati, medici, che sono diventati un po' delle star televisive, e non tutti si facevano correttamente da tramite tra, non la sua opinione, che non ce ne deve fregare niente di cosa pensava Bassetti o tutti gli ma altri, di quello dovevano che... fare da tramite tra quello che tutta la comunità scientifica stava cercando di capire e il pubblico.
cioè, la mia opinione, no, la tua opinione, devi stare zitto, cioè, non, devi mettere da parte l'ego. Però invece... questo è importante, cioè, tu parli di una comunità scientifica che ha un valore che non è il tema di quello che io penso personalmente. C'è una comunità scientifica a cui riferirsi. Questo è un grande tema. Sì. E questo è grande, uno dei problemi che stai citando. C'è una comunità scientifica che... C'è una comunità... Che discute su certe cose ancora non ne sappiamo molto, su tante altre cose sì, il che non vuol dire che c'è il 100%. Non c'è mai l'unanimità. Però, come dire, no? C'è una condivisione rispetto delle... Quindi, correttamente, chi si fa da tramite e va a parlare in pubblico, io lo faccio sempre, io lì non c'è una mia opinione, no? Chi fa da tramite deve dire, allora, su questo problema qua, la comunità scientifica in questo momento, per tutti gli studi che sono stati fatti, non uno, magari centinaia, pensa che sia questa cosa qua. Poi, se tu la pensi diversamente, può essere, cioè, sei legittimato a dirlo, ma devi dire che sei un'opinione di minoranza, no? Sì. Io mi scuso per questa divagazione, forse rispetto ai temi Bambi più del concreti, però mi sembra fondamentale, questo libro lo fa capire bene, che noi dobbiamo imparare nella nostra epoca di capire le radici delle notizie. Perché sennò, per tutto, non solo per il cibo. Per tutto e non solo per il cibo. Per il cibo è un bellissimo esempio. Allora, siamo arrivati agli scienziati, comunità scientifica, abbiamo parlato di metodi, eccetera. Loro, tra di loro, abbiamo scoperto, grazie a te, che ci sono anche dei siti scientifici che pubblicano a pagamento, che noi sappiamo che avere pubblicato una ricerca, un paper su certi siti, per te vuol dire premiere, come un premio. Ah, mi hanno pubblicato. Certo. Adesso si paga anche su... Ci sono quelle cosiddette riviste predatorie, certo. Ma questo vale anche diciamo, nell'università, per far carriera. È il mondo dell'università, dell'accademico Purtroppo sì. Dopodiché a un certo punto questa notizia, che è su questi mondi, arriva a colui che la diffonde al pueblo, che siamo noi, diciamo, e sono i giornalisti fondamentalmente. E lì cosa succede? Lì succede che... Perché sono dei begli esempi anche qua. Sì. Allora, ripeto, nel caso ideale, il giornalista che lei, di solito nelle relazioni dei giornali, si vedono arrivare dei comunicati stampa, perché purtroppo adesso, una volta, diciamo, la carriera di uno scienziato, di un medico, dipendeva solamente davvero dalle pubblicazioni scientifiche che faceva. Adesso... se uno finisce in prima pagina del Corriere della Sera, conta, cioè paradossalmente, certo. Che non è una medaglia scientifica, no? Però la notorietà in qualche modo conta. Conta se l'università finisce in qualche modo sui giornali, perché certo, poi finanziamenti... perché poi finanziamenti... Che la ricerca è il mondo dei soldi. Perché poi finanziamenti dipendono da quanto sei noto, così. Quindi anche dagli istituti di ricerca c'è la spinta degli uffici stampa a mandare comunicati stampa dove enfatizzano i possibili risultati futuri, quindi sembra sempre che hanno scoperto il farmaco contro l'Alzheimer. Poi sono 20 anni, ma non l'abbiamo ancora visto, ma ne leggi tantissime. Il giornalista prende questi comunicati stampa e non sa bene che pesci prendere. Ed è creativo. Allora, ma il caso più semplice è lo prende e fa il copia e incolla. Questo è il motivo. Sì, però è pericoloso, perché è il motivo per cui noi leggiamo esattamente le stesse parole, no? Su 10 siti diversi, su Repubblica, su Prealpina, su cosa. Sì. E uno dice, cavolo, sarà vero, no? Lo dicono tutti. Invece, semplicemente non hanno fatto il controllo. Oppure ci calcano la mano e enfatizzano, perché lo scopo del giornale è vendere, no? È vendere le copie. Adesso sono drammaticamente crollate le vendite dei giornali, quindi poi c'è proprio un gioco al ribasso, per cui sono in perdita, per cui devono cercare di attirare più click, più gente, e facendo così abbassano ulteriormente la qualità e poi... E mi sembra di capire, le trasformano anche un po'. A volte sono creativi, diciamo così. Ecco, no? Volevo dire esattamente. a volte per cui leggono una cosa, leggono di una proteina che magari è nel... e dicono, ti fa diventare magari non lo fanno coscientemente, magari non hanno veramente gli strumenti culturali per capire il vero significato di quello studio o di quella ricerca. Oppure semplicemente hanno preso l'ultimo che passava di lì, in redazione, che magari prima... si occupava di politica estera, gli ha detto, devi scrivere sta roba, tutti ne stanno parlando, no?
e allora saltano fuori delle robe che non saltano. Cos'è la pesca a strascico, è questa? No, pesca strascico è un po' diverso. La pesca strascico è bello che lui usa questa parola della pesca strascico, no, è quello, è un fenomeno che io credevo parlassi di pesci invece. No, pesca strascico è una tecnica statistica, diciamo, che usano invece i ricercatori per trovare quello che è la tecnica che hanno usato quei tre che hanno fatto lo studio sul cioccolato, per trovare qualche cosa di pubblicabile, anche se non vale niente. Allora, funziona così. Io prendo, immaginiamo che voglio dimostrare che mi invento un integratore, no? Cioè, succo di trifoglio, faccio un qualche intruglio e diciamo, voglio, perché poi voglio venderlo, quindi voglio dimostrare che fa qualche cosa. Non, ho bisogno di una frase da mettere sulla pubblicità. Quindi poi prendo 10 persone, gli do questo integratore, gli faccio gli esami del sangue prima e dopo, li peso, quindi faccio un centinaia di analisi, no? Un esame del sangue uno può fare 100.000, trovare tantissime robe, no? Il colesterolo, la glicemia, poi misuro il peso, così. Statisticamente, se io ho un numero piccolo di soggetti e un numero grande di test, caso per puro caso, qualche cosa di positivo per quasi tutti salta fuori. Quindi a un certo punto, a posteriori, prendo i risultati e dico, oh ma guarda che bello, il colesterolo è diminuito per tutti e quindi lo pubblicizzo. Quindi i dati sono veri, sì. Ma ho fatto una furbata statistica, no? Perché è come se io mi mettessi qui a lanciare la moneta 10 volte, no, 10 volte, vabbè, 4 testa, 6 croce, vabbè, la rifaccio, no, 6 testa. Prima o poi mi saltano fuori, non so, 9 testa e una croce, e prendo quella lì che mi va bene, no? Quindi approfitto del fatto. Questa è la pesca strada. Sì, approfittiamo del caso. Tiro su qualche. Sì, infatti, ma questa cosa è una cosa nota dal punto di vista scientifico. Tant'è vero che nei trial clinici, negli studi sui farmaci, negli Stati Uniti, per esempio, ti obbligano a dichiarare prima di fare lo studio che cosa vai a cercare. Cioè, prima ancora di fare lo studio, tu devi mandare un documento e dire: io sto studiando questo farmaco, questo integratore. No, integratore no, perché non sei obbligato a fare gli studi sui farmaci, sì. Cioè, io voglio vedere se mi fa diminuire il colesterolo. Quindi non è che tu lo dai a strascico e poi vedi l'effetto che fa, no? come diceva Iannacci. Per cui in questa maniera riduci l'effetto, diciamo, casuale, no? Del lancio della moneta, però purtroppo questa è una cosa che, diciamo, lo scienziato è corretto, non lo fa, però non tutti sono corretti. Non faccio una ricerca di questo genere, ma nel farmaco sì, nell'integratore no. Integratore, per legge i farmaci devono avere degli studi e devono dimostrare la loro efficacia, devono dimostrare a certe dosi a quali dosi sono efficaci, eccetera, eccetera. Per gli integratori no, non esiste nessun obbligo di nessun tipo di efficacia sugli integratori. Io posso prendere un qualche cosa, metterlo in vendita, posso scrivere delle cose e nessuno mi obbliga a dimostrare che quelle cose lì sono vere e neppure a dare il contenuto specifico. Per cui ci sono, integratori antiossidanti al mirtillo, per esempio, uno poi sono state fatte delle analisi a posteriori e spessissimo quello che viene dichiarato non è quello che c'è dentro, invece su un farmaco assolutamente. Ecco. E questo è un grande problema della medicina, però, perché tanti medici danno integratori quando è noto che la stragrande maggioranza di questi sono assolutamente inutili. Poi io, parlando con dei medici, mi dico, però l'effetto placebo è una cosa che può aver senso sul senso di ansia, sulle malattie. Arriviamo al terzo livello, se posso. Però appunto, il terzo livello è questo, cioè quello che noi chiediamo di avere come un senso di verità, perché noi cerchiamo, come dire, le soluzioni, la verità, no, abbiamo un'ansia rispetto a... Molti medici, che io spessissimo ce l'ho su con gli integratori, perché poi... questi studi vengono fatti a posteriori non ovviamente dai produttori degli integratori ma da appunto università e sistematicamente si vede che
c'è un lancio, c'è un hype, no? gli integratori gli omega 3, poi dopo 5-6 anni qualcuno fa gli studi seri e dimostra che non c'ha nessun tipo di effetto. Gli antiossidanti, cioè, te la menano, cioè, poi uno fa gli studi e scopre che non c'è nessun effetto. Quando io mi scaglio contro queste cose c'è sempre qualche medico che mi segue e mi dice, ma sai, poi vengono da me i pazienti, io se gli dicessi, lei non ha niente, deve solo andare, è solo un po' stressato, vada a farsi una corsa, vada in giro, mangi meglio, così via, e vanno da un altro medico, perché vogliono la pillola. E allora io gli do l'integratore. Però eticamente non è corretto e in più ti dà l'idea che gli integratori possono avere l'effetto dei farmaci, cosa che per legge non possono fare. Non possono avere l'effetto di farmaco, non possono curare nessuna malattia per legge. Ma anche quello non è vero, no. Mi fa piacere avere lì tutte, perlomeno a me, le pastigliette. Una azzurra, una Infatti, verde, Bambi, così, la mattina mi prendo questo e mi sembra già di sentirmi meglio. Sì, certo. Difatti, questo qui, io lo chiamo il terzo livello, che siamo noi, cioè a un certo punto noi abbiamo voglia di avere queste notizie. Ma questo sì, ma certo, ma io voglio sapere se più di 3 caffè al giorno, ecco, mi può far male. Insomma. Ma allora la domanda di fondo è sulla verità. Esiste la verità o come possiamo costruire una nostra verità rispetto a questo mondo così complesso? Allora, io da scienziato, probabilmente molti filosofi non sono d'accordo con me, così come non sono d'accordo con la maggioranza dei scienziati. Per uno scienziato la verità esiste, è là fuori e noi ci possiamo avvicinare. Poi in alcune discipline ci si avvicina di più, in altre ci si avvicina, siamo un po' più lontani, un po' più, vediamo, un po' offuscato, però per uno scienziato la verità c'è, insomma, la realtà c'è là fuori e sta a noi avvicinarci. Poi so che alcune la base della scienza. È la base della scienza, cioè questo cosa. Poi alcuni filosofi non sono d'accordo, però problemi loro, insomma, da questo punto di vista. Ecco, quindi la verità c'è. Il problema è che a volte dobbiamo accettare che certe cose non le sappiamo e magari certe cose non le sapremo mai perché non possiamo fare degli studi specifici. E per vari motivi e quindi dobbiamo vivere con l'incertezza e allora a questo punto dobbiamo gestire questa incertezza. Qui viene quello che possiamo fare, cioè dobbiamo imparare ad avere un senso più critico, sì, rispetto a questo, e tu dai anche degli strumenti nel libro, cioè dove andare a controllare, certo. Se abbiamo questo, se invece Bambi vogliamo chiaramente essere sicuri che però questo è un atteggiamento culturalmente pericoloso, perché poi si diventa preda di qualsiasi notizia e poi c'è anche un costo economico, perché appunto la stragrande maggioranza, si è visto per esempio che i cosiddetti multivitaminici, no? Quelli uno fa la pipì costosa perché va tutto via, no? Non servono assolutamente a niente. Il marketing sono bravissimi perché poi li differenziano, no? Cioè, perché una volta c'era uno, adesso c'è quello per la donna, per la donna in gravidanza, per la donna che non vuole più avere figli, per l'uomo che è un po' calvo. È tutto un sistema. Ma l'effetto placebo però è un po' enfatizzato, perché va bene per le cose, appunto, situazioni di ansia, magari un po' di dolore, così. Ma se uno ha una malattia, se uno ha un problema, lì non c'è effetto placebo che... Lì c'è chimica. Cioè lì è così, cioè non... Scienziato. Se no, parliamo un po' di marketing. Adesso ti faccio. Parliamo un po' di marketing. È divertente. Mi piace questa cosa. Noi abbiamo, in architettura abbiamo delle parole magiche, ad esempio uno è bosco verticale, l'altro che va molto adesso è intelligenza artificiale generativa. Ecco, okay. Qui mi sembra aver capito. Resilienza. Tutte queste basi. C'è questa cosa qui dello zero. Lo zero è una questione di marketing fantastica, anche questa. Lo zero la non coca è la zero, non e uno dice zero zuccheri, no? Certo, uno zero. Però tu ne parli qua, dai, raccontaci qualcosa di questo zero. Allora, la beviamo un po' tutti. La ma certo, zero, ma assolutamente. Sì. Quando il per qualche motivo, no, un ingrediente o una molecola è stata demonizzata, screditata, no, e questo vale per il cibo, ma vale anche per la cosmetica, vale per gli detersivi, vale per tanto, il marketing cerca di svicolare e di venderti un qualche cosa che fa finta di non avercela, ma in realtà ce l'ha, ma ha un nome diverso. No? Quindi è un classico, io gli faccio l'esempio, le marmellate senza zucchero. No? Senza zucchero,
Una volta era senza zucchero. Fa un elenco. Sì, sì, sì. Perché zucchero al singolare, uno dice, singolare si intende il saccarosio. Allora cosa facevano le aziende? Non mettevano il saccarosio, quello zucchero da tavola, ma mettevano dentro altri tipi di zuccheri, perché ce ne sono altri. Alla fine sono sempre dolci, no? Il glucosio, il fruttosio. Quindi sono state multate. Allora hanno cominciato a scriverlo al plurale, senza zuccheri aggiunti, con l'asterisco. No? Poi uno va a vedere l'asterisco e l'asterisco c'è scritto solo zuccheri della frutta. E uno in qualche maniera si sente, dice, ah, vabbè, è frutta, no? Poi va a vedere gli ingredienti e scopre che, insomma, io faccio l'esempio della mia marmellata al mandarino, primo ingrediente era succo di mela concentrato. Allora uno prende la mela, cosa, perché uno non lo sa, però appunto adesso glielo spiego. Allora uno prende la mela, la sbuccia, butta via la buccia che è ricchissima di sostanze buone, butta via la polpa, fa un succo, quindi butta via le fibre, anche quelle tutte cose, insomma, che si dovrebbero mangiare, ottiene un succo, che è succo di mela, è dolce, lo concentra, quindi diventa di fatto uno sciroppo di glucosio e fruttosio, perché alla fine gli zuccheri sono sempre gli stessi. L'aggiungono alla marmellata o alla confettura, quindi l'effetto è lo stesso, perché le marmellate e le confetture senza almeno il 50% di zuccheri non possono esistere, proprio è una di quelle robe tecniche per cui non si conserverebbero, sono nate per conservare la forma, c'è bisogno della metà, quindi le calorie ci devono essere, però se uno è distratto si fa fregare dall'etichetta e legge e dice, oh, vabbè, mela, mandarino, non è mela, è un succo di mela, è uno sciroppo, no? E ce ne sono tantissimi di esempi, non so, i dadi, cioè, a un certo punto il glutammato di sodio è diventato lo spauracchio di molti, no? Non c'è nessun problema, il glutammato è un aminoacido, ce lo facciamo anche noi, però a un certo punto, per tutta una serie di motivi, la bufala è andata a giro. I dadi non si possono fare senza glutammato. Il brodo, se io faccio il brodo di pollo a casa, si forma il glutammato lì dentro, è quello che gli dà il sapore, no? Però a un certo punto molte persone ne hanno avuto paura. Allora, le aziende devono produrre un dado con il glutammato, perché altrimenti non fa l'effetto del dado, no? Devono. E allora cosa fanno? C'è scritto senza glutammato aggiunto asterisco, guardate sempre a leggere gli asterischi perché c'è, uno va a vedere cosa c'è sull'asterisco e di solito aggiungono cose tipo estratto di lievito. Cos'è estratto di lievito? Uno prende il lievito, di birra, no? Sono delle cellule, le fa esplodere, le uccide, quindi disgrega tutte le cellule con le loro proteine, disgrega tutte le proteine, uno degli aminoacidi è l'acido glutammico che fa il glutammato. Quindi permette di aggiungere il glutammato senza dire che aggiungo glutammato. E quindi tutti di questi trucchi... Ricordarsi, chimica fatta al liceo aiuta. Sì. Perché tu ne usi di questi termini, sì, devo dire, io qualcuno, anche più di uno, sono andato a rivedermelo. Sì. Che poi uno mi dice giustamente, ma io non c'ho mica tempo di leggere tutte queste robe al supermercato, che è vero, no? Senti, l'altro giorno ero in treno, leggevo il tuo libro e il capitolo dell'acqua, pH. Allora avevo in mano la bottiglietta, ho detto va bene, c'è scritto, vado. Era talmente piccolo che non riuscivo. Il pH dell'acqua. Dopo ho trovato 7,4, mi sembra. Buono, no? Un po' alcalino. Un po' alcalino. Sì, che è come ecco, mi fa ridere, a un certo punto... complici anche alcuni medici, a cui io personalmente toglierei la laurea, perché i medici poi non potrebbero, per legge, non potrebbero fare pubblicità ai medici, di nessun tipo. Sì, come gli architetti, l'ordine però, si chiama deontologia. L'ordine ha delle regole. Poi però non fa niente, l'ordine dei medici non fa niente, però non potrebbero farlo. Per cui, però io vedo continuamente sui social medici che pubblicizzano apparecchi, oppure ti dicono... delle cose insomma che non stanno nel cielo né in terra. A un certo punto c'è questa idea, no, che bisogna bere acqua a pH alcalino, no? E quindi se tu vai a vedere al supermercato c'è una marca, no, che ce l'ha scritto in grande, acqua alcalina pH 9, no? Che è più o meno lo stesso pH dell'acqua del rubinetto, l'acqua del sindaco, perché tutte le acque degli acquedotti vengono erogate a pH leggermente alcalini, tra 8, 7, 8, circa 8, tra 8 e 9, perché altrimenti corroderebbero le tubature, va bene, per cui è normale, cioè noi normalmente beviamo acqua alcalina. Poi in realtà non c'è nessun motivo particolare, lo stomaco è acido, c'è dell'acido cloridrico dentro, no? Per cui non cambia niente, non è vero che se noi beviamo l'acqua alcalina
non succede niente. Però, però sì. Noi siamo così amanti, tu lo dici, in Italia della, dell'acqua in bottiglia. Allora, noi perché siamo speciali in questo, no? Sì, noi purtroppo sì, nel senso che noi siamo il primo paese in Europa e il secondo nel mondo, dopo il Messico, per consumo di acqua in, in confezionata, diciamo così. Adesso ci sono anche in Tetra Pak, cioè nei cartoni, però insomma acqua in bottiglia. E il paradosso è che da tutti gli studi che vengono fatti a campione nei rubinetti d'Italia, ecco, l'acqua italiana è mediamente di buona, ottima qualità, tranne piccole zone localizzate, qualcosa in Veneto, qualcosa in provincia di Latina, per vari motivi, ma normalmente è di buona qualità. E però il marketing ci spinge, il discorso di prima, cioè questa cosa qua del oddio, bevi l'acqua del rubinetto, ti vengono i calcoli, oppure oddio, chissà che cosa c'è dentro, no? Che però è un po' paradossale, perché ti porta a diffidare dalle istituzioni pubbliche e però ti dovresti fidare delle aziende, no? E chi controlla le aziende, in teoria, sono le istituzioni pubbliche. Quali hanno il bene pubblico come primo obiettivo. Esatto, no? Per cui in montagna, mi ricordo con la mamma, andava in montagna, bevete l'acqua che qui è buona, ok? Dopo, ecco, però succede così che certe volte... anch'io ho detto, ma gli dai l'acqua del rubinetto al bambino? Perché sembra, è proprio una mentalità. Comunque adesso in montagna, beh, io vado in montagna tutti gli anni, cioè lì vedo i villeggianti che vanno lì e comprano l'acqua. Io l'acqua, ogni tanto compro l'acqua gassata, mi piace, io a casa ho il gassatore, ma magari in montagna mi compro. Ma l'acqua naturale, quella normale, cioè sei in montagna, ma perché? No, magari non ti piace il sapore in alcune zone, posso capire che uno non gli piaccia il sapore di alcune zone, ma non c'è nessun motivo, diciamo, di salute per non bere. Il perché è così, ovviamente, diciamo, le aziende lì un po' ci marciano, no? Perché devono stare attente alle pubblicità, perché non possono dire esplicitamente, no, che tu, insomma, è meglio che tu prenda l'acqua in bottiglia, se no ti viene chissà che cosa. Però sono queste voci che girano, e poi ci sono, adesso sono arrivati i venditori di apparecchi per la cosiddetta depurazione, no, a casa. Tu fai un bel racconto di quella cosina lì. Ma sì, perché magari qualcuno di voi, sarà arrivato qualcuno da voi e vi fa il test. Alzi la mano chi non è vi stato. Vi fa il test col tè, poi tira fuori la cosa, vi fa vedere che cambia colore e vi dice, bevete questa roba, no? Una roba di acqua, un tè scurissimo, e poi invece vi fa prendere l'acqua della macchinetta, il tè bello chiaro, suggerendo chissà che cosa, no? In realtà è semplicemente una questione di sali disciolti. Se uno prendesse l'acqua distillata, il tè verrebbe a bello arancione, ma uno non deve bere l'acqua distillata, no? Anche quella è un'altra fissazione che le aziende hanno pompato con gli anni, cioè quest'idea, no? Che dovremmo bere acqua con bassissimo residuo fisso, vanno a gara, no? 110, 98, no? Cioè la Sant'Anna, la Lauretana, e così, è praticamente acqua del ferro da stiro, no? Ed è paradossale, perché noi, cioè i sali minerali disciolti, no, sai, di calcio, di magnesio, il residuo fisso sono sali disciolti, noi li assorbiamo, cioè, ci servono, sono, cioè, fan parte, come gli zuccheri. Sì, esatto, sono nutrienti. Mannaggia. Quindi abbiamo il paradosso di queste vendite assurde di acque minerali, che non vengono vendute solo per il sapore, ripeto, sul sapore io non discuto, ma perché si pensa che il residuo fisso faccia male, e poi si comprano gli integratori di calcio, no? Che sono quei sali che normalmente sono dentro nell'acqua, no? Però in un caso si chiama integratore, nell'altro si chiama residuo fisso, ma è sempre carbonato di calcio e carbonato di magnesio, insomma, alla fine forse ho fatto di magnesio. Senti, adesso è già un'ora che parli, non vogliamo stritolare, perché qui l'argomento è infinito, evidentemente, però pensavo... È un libro denso, ma che... Molto... Diciamo due cose sul cancro, perché... Va bene, Bambi, due robe sul cancro. La mamma iride, e tua mamma che ti chiedeva sempre, fa bene, fa male? Ah, ok. E c'ha un figlio che fa il chimico. Ma quando, io lo racconto nel primo capitolo, quello dove mi scaglio contro i camici bianchi, lei vede tutte queste trasmissioni, insomma, una volta si diceva le TV private, no? Comunque vede queste trasmissioni, insomma, dove spesso c'è cose di anziana, 84 anni, per cui spessissimo si guarda le trasmissioni dove c'è un medico che parla, no? E anche lì a volte ci sono medici che dicono, raccontano quello che effettivamente la comunità scientifica ha scoperto, a volte invece c'è gente che scappati di casa, cioè
medici, va bene, ma che si inventano delle cose. Allora io un giorno ero lì da lei, ero a pranzo, e accende, non mi ricordo che canale, Telecolor, non mi ricordo che trasmissione era, e c'era un tizio che parlava della dieta, dei gruppi sanguigni, diceva delle robe, e io mi sono arrabbiato, mi sono messo a urlare contro la televisione. E mia mamma mi dice, ma cosa ne sai tu che sei un chimico, no? Lo saprà bene lui che è un medico. No, è come il geologo e il paesaggista, cioè, torniamo a quella roba lì, divertente. Sì, sì, è mia mamma. Digli qualcosa del... No, allora, lì c'è... ma Bambi, devi comprare il libro, però devi leggerlo. Cioè, il capitolo, il capitolo centrale... Il capitolo centrale... E tu vai a cercare subito le soluzioni. No, no! È il metodo che devi... conta. Esatto. È il metodo. No, il capitolo centrale, che è quello più denso, anche quello un po', diciamo, autobiografico, perché io ho un tumore all'occhio, e lì racconto, sviscero, che cosa vuol dire effettivamente che un qualche cosa è cancerogeno. Perché il cancro è una malattia che è molto diversa dalle altre. Perché lì, oltre alla statistica, c'è pure la probabilità. Perché, insomma, se uno durante la pandemia gli aveva il Covid, vuol dire di sicuro al 100% che era stato infettato dal virus. Infatti facevamo il tampone. Se uno gli viene la salmonellosi, è perché si è beccata la salmonella e così via. Quindi, cioè, se uno c'ha il raffreddore, si è beccato il virus del raffreddore e così via. Per il tumore, così come per altre malattie, ma per il tumore in particolare, sono nostre cellule, no? Quindi è il motivo per cui il nostro sistema immunitario non gli fa niente. Sono nostre, non li riconosce. Però... non c'è un rapporto mai di causa-effetto per il 100%, per cui davvero quella cosa che si dice, mio nonno ha fumato due pacchetti di sigarette al giorno e è morto a 95 anni di tutt'altro, perché è una questione di probabilità, cioè una sostanza o un agente, un alimento è cancerogeno, non se ti fa venire certamente il cancro, non esiste niente del genere, ma se aumenta la probabilità che tu già hai il tuo livello, no, di base, e te lo aumenta un pochettino. Quindi, lì faccio l'esempio dei salumi con i numeri, lì purtroppo non si può ragionare di cancro se non si ragiona con i numeri, perché altrimenti non riusciamo a gestircelo. Quindi, vi faccio l'esempio, no? Cosa vuol dire che quando uscite la notizia che i salumi o la carne trasformata sono cancerogeni? Vuol dire che centinaia e centinaia di studi hanno dimostrato che se uno mangia una certa quantità, che sono 50 grammi al giorno, no, a settimana, aumenta... No, noi qualche dopo qui c'è la gente... No. Cioè. Aumenta la probabilità. Però, detto così, allora, prendiamo una persona, prendiamo un vegano, quindi uno che non mangia carne di nessun tipo, non mangia salumi, mangia verdure... nella sua vita, i dati per un italiano mostrano che da 0 a 80 anni questa persona avrà il 6% di probabilità di sviluppare un certo tipo di tumore, che è quello al colon, al retto. Quindi, perché? Perché è così, perché è la sfiga, no? Si dice che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, prende anche la mira. Perché può essere qualche altra cosa, può essere le duplicazioni cellulari che vanno male, cioè è così, è la probabilità e non lo possiamo mai sapere. Quindi 6%. E se uno si mangia quella certa quantità, che non mi ricordo mai se sono al giorno o alla settimana, comunque è una quantità, insomma, abbastanza ragionevole, questa probabilità passa dal 6% al 7%. Quindi aumenta un po'. Quindi aumenta, quindi è classificato cancerogeno. Però dal 6% al 7% è una probabilità. E ci sono altre cose invece che l'aumentano tantissimo. Tra chi fuma e chi non fuma, la differenza non è... di un punto percentuale, ma aumenta tanto. Di 24 volte, del 2400%. Dopo non toglie che quello là che ha fumato tutta la vita non, certo, ce l'ha, invece... Certo, assolutamente, però siamo costretti a ragionare in termini di probabilità, per cui magari cioè uno deve decidere, non sul singolo alimento, che secondo me è la cosa più sensata da fare, è quella di ragionare su quello che uno mangia normalmente. Noi non possiamo fare a meno di venire a contatto con delle cose che ci fanno tossiche, che ci fanno male, che sono cancerogene. La luce del sole è cancerogena. No, i raggi ultravioletti sono cancerogeni. Quindi è il motivo, cioè, per quando cui... dici così vuol dire che c'è una probabilità di un certo che aumenti prendendo di un qualche luce tipo sole. Di cosa. In quel caso il melanoma, per esempio. No? È il motivo per cui le lettine bronzanti sono stati dichiarati cancerogeni. Ma le bevande calde
e uno beve una bevanda calda a più di 60 gradi, no, tisane così, sappiamo che sono cancerogene. Quindi noi non possiamo fare a meno cioè, di... Cioè ragazzi, non la scampiamo, cioè, però, certo, però uno deve girare dall'altra parte. Noi acqua abbiamo e limone. Anche, noi abbiamo anche, no, quello non serve a niente, noi abbiamo però anche tante altre comportamenti che possono ridurre questa probabilità, no? Quindi mangiare, che sono cose banali che non dice, cioè che riducono la probabilità. Certo, mangiare i legumi, per esempio è noto, legumi e tanta frutta e verdura, sia cruda che cotta, è noto con delle fibre, è noto che riduca per esempio quel tumore, quel rischio di tumore al cancro al colon retto che ti fa, che ti può colpire. I raggi ultravioletti sono cancerogeni? Sì, possiamo metterci la crema solare, perché quella protegge. Quindi è meglio andare a vedere le cose, non fissarsi sul singolo alimento, no? Ma andare a vedere le cose che questo sono più importanti. Il discorso di questo libro mi sembra che non c'è una verità assoluta, c'è un'attenzione e un modo di affrontare le cose che va fatto un po' con la testa, sì, e non con l'effetto placebo solamente. Ecco, bisogna veramente placebo cambiare. Va bene, se uno ha bisogno di dormire e si prende la pillolina, va bene, però ecco, per le cose... Sì, uno lo guarda Vasco Rossi, diciamo, non è proprio l'immagine della salute, diciamo così, no? Cioè, però canta bene, però è bravo cantautore. Vabbè, però adesso diciamolo allora, pure, no? Cioè, non è che però se anche quel il medico valium, della dieta dei gruppi sanguigni, uno lo guarda e dice, ma insomma, senti, magari no, ecco. Insomma. Come la storia dei Nobel, divertentissima, non la citiamo, va bene. Però c'è una storia dei Nobel qua legata al cioccolato sempre, mi sembra. Eh? Legata al cioccolato sempre, quella dei Nobel. No. È legata a cosa? Ce ne sono varie di storie. C'è quello che è stato rapito dagli alieni. No, ma tu dici che ci sono dei paesi dove si mangia più... Ah, in generale, no, sì. Ce l'ho letto, Sì, non sì, è sì, che... sì, c'è quell'altro capitolo sul cioccolato, anche lì. Trucchi di statistica. Che fa prendere più facilmente il premio Nobel. Paesi che consumano più cioccolato vincono più premi Nobel. È divertente. E dopo lo smonti. E poi lo però anche lì un articolo vero pubblicato con dati veri. Senti, comunque questo libro, io guardo la pigna di libri, ho visto la coda prima per le firme, eccetera. In architettura questo non succede. No, te lo dico io. I libri di architettura sono i meno venduti, Perché costano un sacco di soldi. Però insomma. No. Il problema perché, è questo, no? Che nel tuo libro ci sono due parole magiche. No. Nel suo libro ci sono due parole magiche che in architettura non ci sono: dimagrire e vivere a lungo. E con l'architettura questo non ci azzecca, ovviamente. Va bene, grazie a tutti. E niente, adesso mi metto lì e domande, ma magari una domandina. Mi hai telefonato oggi, mi hai detto, mi raccomando che non facciano domande. Io la prima cosa che ve l'ho chiesto, perché sono tu, non si può, adesso lo fai. Domande però, non interventi. Ecco quello, perché devo venire fuori l'ego. Non tipo il caffè, fa male. Quanti caffè al giorno posso bere? Ecco. Leggete il libro. Giusto. Qualcuno ha una domanda. Noi faremo anche un incontro di prevenzione cardiaca. Ecco, anche qui si vedrà come si può fare una prevenzione cardiaca. Io non lo faccio quello, però mi fermerei. Il 29 di ottobre alle ore 17. Tratta con stile il tuo cuore. Tavola rotonda sulla prevenzione cardiaca. Ci saranno diversi personaggi e perlomeno non si parla mai di questo cuore, soltanto l'amore c'è nel cuore. Ma non c'è dici niente. Okay. Dici niente. Allora, c'è qualche domanda? C'è qualche domanda, se no c'è una pigna di libri da firmare ancora. No, e io sono il primo. I libri. Come? Sei sconcertato. Perché io te l'ho detto, Heidi è con me, devi leggerlo, bisogna leggerlo. Che è in Norvegia, lei è norvegese, siccome lo producono tanto, allora... Allora, anche il mio medico, il dottor Corvi di Saronno, mi dava l'olio di fegato di merluzzo. Ma perché una volta, è un retaggio di quando l'Italia era un paese povero, mangiavamo male e c'erano delle carenze di vitamine, di cose.
il fatto che hanno messo il sale iodato, cioè tutto il capitolo, è perché c'era carenza di iodio e in tante valli della Bergamasca, per esempio, c'era il cretinismo, c'era il gozzo. No, anche mio padre era di Bergamo. Infatti la maschera di Bergamo. C'è il gozzo, esatto. Quindi una volta c'era effettivamente delle carenze. Adesso noi non abbiamo più nessun tipo di carenza. Noi abbiamo un eccesso, noi mangiamo troppo di tutto. Non abbiamo carenze di vitamine, non abbiamo carenze di vitamina E o di altre cose. Però è rimasta, specialmente negli italiani, questa cosa, no? Questa idea della carenza, no? Che ti porta... Perché quando vado a mia mamma, mangia, vuoi ancora? Cioè abbiamo questa ossessione, no? Per il cibo, che si è trasmessa un po', è l'ossessione delle carenze. Un sacco di gente mi scrive... ma è vero che adesso, non so, le farine, non so, sono povere di nutrienti, ma noi non abbiamo carenze di nutrienti, noi mangiamo troppo, per cui non c'è, non, se il motivo della, o c'è una carenza dimostrata, ci sono dei casi, persone che hanno problemi di anemia, se ci sono delle carenze dimostrate con delle analisi di qualche cosa, allora è giustissimo prendere l'integratore. Si sa che, non so, chi è in gravidanza è meglio che prende degli integratori di acido folico per una serie di motivi, ma prendere le cose così a caso non ha senso se non c'è cioè arricchisce solo i produttori, che sono le stesse case farmaceutiche che hanno scoperto che fanno più soldi vendendo integratori proprio perché non devono fare gli studi clinici, perché poi alle aziende sono sempre le stesse, cioè non è che gli integratori saltino fuori da... Per cui no, probabilmente non serve. Sono venuto in Italia invece da noi mancava il sole. Anche i bambini, adesso se noi vediamo quanti bambini obesi ci sono, cioè verso l'obesità, perché non hanno, ma mangiano troppo e sono forse anche una realtà proprio di paura di avere il bambino che poi non cresce. Invece sai, al mare quanti bambini vedi, la realtà è proprio diversa. Ecco. C'è qualcosa magari? Niente, a posto, allora. Io soffro di ipertensione. Ipertensione, quindi mi è stato consigliato di assumere meno sale. Certo, giusto. Dovremmo farlo tutti, noi ne consumiamo tutti troppo. Ecco, ho provato a sostituirlo con altre cose, chiamate nuovo sale o cose del genere, che contengono altri tipi di cloruri, potassio, sì, potassio, magnesio, sì. Cose del genere. Mi sono domandato se questo ha un senso oppure semplicemente aumento poi alla fine la dose perché il cloruro di sodio c'è. Allora, noi dovremmo consumare al massimo, noi come italiani, al massimo 5 grammi di sale, di cloruro di sodio al giorno. E il problema è che questi 5 sono già inclusi dentro negli alimenti che mangiamo, nel pane, nelle cose che mangiamo. Quindi tutto quello che noi aggiungiamo in più va sopra. E quello crea tutta una serie di problemi di ipertensione e malattie cardiovascolari. La cosa migliore sarebbe di cercare di abituarsi a mangiare meno salato, perché nel giro di 3-4 settimane il sapore, cioè la lingua, il palato si abitua. No? Tutti quei tentativi lì di sostituirli, cioè il nuovo sal, perché mettono dentro invece che il cloruro di sodio, mettono altri tipi di sostanze, che però hanno tutta una serie di problemi, fanno un po' schifo perché spesso sono amare, hanno dei retrogusti amari, hanno dei retrogusti metallici, per cui non hanno un granché... perché poi uno rischia di metterne di più, perché vuole sentire... nessuno di noi misura, no, con la bilancia al grammo quanto ne mette, andiamo un po' a spanne, per cui il rischio di queste cose è di usarne di più perché altrimenti non ci piace perché non è abbastanza salato. Sarebbe il caso di abituarsi un po', come si riesce a ridurre anche un po' lo zucchero, no? Il caffè pian piano. Esatto. Il salato è buonissimo, cioè è uno dei gusti più difficili da togliere perché è buono, tanto è vero che i cibi... sì, però si può ridurre di molto il contenuto di sale. Ok, allora grazie mille, grazie a voi, grazie soprattutto a Dario Bressanini.